amici, amiche e bentrovati, oggi ci occuperemo di questo problema. Quante volte vi è capitato di dover riabboccare un liquido, magari in un sistema meccanico, e vi siete trovati in questa condizione? Cioè il foro non è accessibile con un normale imbuto. E allora oggi costruiremo un imbuto speciale per andare a mettere del liquido, qualsiasi esso sia, acqua, olio. Io ho fatto un disegnino così su un sistema che non ha un foro, magari verticale, un foro su questo piano dove si infila l'imbuto. Questo è un foro particolare. Noi dobbiamo andare qui dentro e non è la prima volta che ci capita questa cosa. Vediamo un po' di eliminare questo problema, perché poi questi imbuti fatti in questo modo non li troviamo in commercio. E allora noi che siamo appassionati, cosa facciamo? Ce li stampiamo e per stamparli usiamo il software di modellazione Fusion 360, che in pratica si presta bene a risolvere questi problemi. Adesso iniziamo. E dunque, vediamo un po' come si fa. Andiamo qui e facciamo un disegno normale, come se disegnassimo su un foglio di carta. Ecco qui. Adesso scegliamo l'asse. Questa volta vogliamo disegnare in verticale, perché c'è un motivo, dopo vedremo. Eccolo qui. Adesso qui abbiamo tutti i nostri attrezzi e possiamo fare quello che vogliamo. Allora iniziamo, prendiamo una linea e iniziamo da qui e la facciamo lunga 150 mm. Cioè, possiamo scriverlo direttamente, 150, enter, eccola qui, questa è la nostra linea. Qui faremo 7 mm, perché stiamo disegnando, allora, l'imbuto, ne stiamo disegnando metà perché poi dopo l'altra metà la faremo fare al software. Bene, dunque sopra lo facciamo 50 mm, 50 è una metà, 50, enter, ecco qua. Adesso queste quadrature ci danno fastidio, mettiamo sopra. Bene, adesso dobbiamo tirare una linea qui, perché questo sarà il diametro dell'imbuto, il diametro dove uscirà il liquido. Quindi adesso qui faremo una linea di 7 mm, così lo scriveremo, 7, enter, eccola qui, così stiamo tranquilli, e ci tiriamo su di 100 mm. Da qui partiamo, sempre queste quadrature, le spostiamo per non farci interferire. Abbiamo detto che questa linea 20 mm deve essere. Eccola qui. Benissimo. Adesso partiamo da qui e chiudiamo il tutto. Riprendiamo sempre la linea. E qui si intravede mezzo imbuto in senso
verticale. Adesso, visto che abbiamo finito la parte, diciamo, disegnata come se fosse un foglio di carta millimetrata, adesso noi gli dobbiamo dare le dimensioni, la terza dimensione. Quindi usciamo da questo mondo e andiamo sul mondo tridimensionale. Finish sketch. Eccolo qui. Adesso useremo un comando che si chiama Revolve. È semplicissimo. Lui ruoterà intorno a un asse e uscirà fuori l'imbuto. Eccolo qua. Amici, adesso lui dice seleziona il profilo è questo, bello che è selezionato. Adesso mi dice seleziona l'asse. L'asse di rotazione è questo. Eccolo qui. 360 gradi, perché io metto sempre 360 gradi, salvo se devo fare un'altra cosa, magari usa 360 gradi, ma normalmente la tengo su 360 gradi. E gli do lock up. Bene, mi pare che pure esteticamente non è assolutamente da buttare via. E quindi adesso noi dobbiamo costruire una curva qui di 90 gradi e procediamo. Allora, amici, da come possiamo vedere, l'imbuto è pieno, non è vuoto, non è stato ancora svuotato, vedete? E anche sotto. E allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo procedere al suo svuotamento. E per fare questo noi dobbiamo usare un comando. Finiamo sketch, andiamo qui, abbiamo questo comando qui, che lo vedete qua, che in pratica si chiama shell. Allora, selezioniamo questa faccia. C'è anche un'altra, e gli diremo quanto lo vogliamo svuotare. Quest'altra faccia la selezioniamo. Vediamo. Eccolo qui. Nel foro, eccolo qua. Bene, adesso noi abbiamo realizzato l'imbuto. Adesso dobbiamo realizzare la curva, perché abbiamo detto è un imbuto speciale per accedere alle parti che non sono facilmente raggiungibili da un imbuto normale. E allora passiamo a disegnarcelo. Bene. Bene, amici, adesso disegneremo la curva. Io normalmente uso un cerchio, eccolo qui. Poi vi faccio vedere un altro comando che qui si chiama trim, e serve per tagliare le linee superflue in questo caso, perché mi sono servite queste linee per costruirmi la parte che mi interessa. La parte che mi interessa è questa qui. Poi ci aggiungiamo una linea, poi aggiungiamo una prolunga, diciamo 30 mm, cioè 30 mm, e usciamo. Questa quota la mettiamo qui, ma tanto poi. Dunque, quindi questa è la parte curva. Dopo, e vediamo adesso come fare. Finish.
noi abbiamo una linea curva e poi abbiamo aggiunto un pezzettino. Allora esiste un comando che si chiama pipe, cioè gli italiani lo chiamano un tubo in effetti. Adesso la sezione circolare, la sezione del tubo a 3 mm, e la linea deve avere questa curvatura, quindi la selezioniamo, ok, e gioco è fatto, è bucata dentro, quindi è uguale all'altra. Adesso il problema è che bisogna collegarle, bisogna co collegare questa faccia con questa. E allora come fare? Bisogna ruotarle. Dunque, noi abbiamo questo comando che allinea due facce che guardano in gradi diversi, come si può vedere dalla figura. Allora, andiamo qui. From e to, cioè da a, sta a significare. Adesso andiamo a capovolgere questa qui per trovare la faccia. Dunque, abbiamo capovolto la faccia e noi dobbiamo collegare questo con questo qui. Adesso qui dobbiamo usare un comando che si chiama allineamento, cioè questo comando allinea due facce che guardano in direzioni diverse. Bene, procediamo. Lui dice from to, cioè da a, incolli da a quale pezzo? Dunque noi selezioniamo per primo questa faccia. Ecco. Adesso dobbiamo andare a selezionare anche l'altra, ma è messa sotto sopra. Adesso cercheremo di ruotarla. Eccola. Selezioniamo questa faccia adesso e queste si dovrebbero unire. Perfetto. Questo, amici, è il nostro imbuto. Con questo andrete in qualsiasi foro verticale. Bene. Allora, amici, con i tempi brutti che corrono, anche noi italiani siamo molto nazionalisti. Lo voglio colorare con i colori della nostra bandiera, quasi per esorcizzare la fine di questa epidemia. Bene, vediamo come fare. Premiamo il tasto A e se non avviene, ci ho aperto parecchie pagine, parecchi software, quindi. Allora, lo facciamo per facce. Dunque, verde. Eccolo qui. Verde. Facciamo verde pure il fondo. Lo incliniamo un po'. Ecco. Usciamo da questa configurazione. Ecco, raddrizziamo. Bene. Rosso. Abbiamo finito, chiudiamo. Amici, io vi ringrazio di avermi seguito e vi auguro una buona serata.